È la panchina che mi porta bene, quindi parto sempre dalla panchina. No, dai, tiro in porta e qualche volta entra e per fortuna speriamo che continui ad entrare tutte le volte che tiro in porta. L'esultanza, a parte il gesticolare con le mani che è, la mia esultanza è questa, perché io vedo sempre due mie amiche che mi hanno detto loro di farlo, perché sono sempre davanti alla televisione a guardarmi, questa volta c'erano in tribuna. E quindi facendo così ho indicato loro perché le vedo sempre e loro mi guardano sempre. Ma non erano le uniche a guardarti. Non erano le uniche, meno male. Siamo tra le migliori otto al mondo. Mi viene strano dirlo, però sì, è bellissimo e siamo veramente tanto contente di essere arrivate fino a questo punto e speriamo di arrivare anche oltre. Mi racconti l'emozione tua e di tutte le tue compagne quando ha fischiato alla fine l'arco? È stato un sollievo perché prima di tutto faceva tanto caldo, quindi abbiamo corso tanto, abbiamo sudato molto, sia quelle del primo tempo che quelle del secondo. È rientrata Martina e appena è finito io avevo Martina lì e l'ho abbracciata tantissimo dicendole bentornata e meno male che sei tornata e siamo arrivati ai quarti. L'abbraccio poi di tutti i tifosi italiani che erano in tribuna questa sera, ma soprattutto che vi stavano guardando. Sono dei pazzi gli italiani, ci seguono come non mai, è bellissimo, si sente tutto il loro calore. Ringrazio quel famoso pullman che è partito alle 4 e mezza del mattino per arrivare qua, di 63 persone, e dall'Italia altrettanti che ci seguono ogni volta per vederci giocare. La dedica è a tutti, a voi e a tutti noi. Siamo i quarti, caspita!